I racconti di cronaca nera sono cambiati tantissimo negli ultimi 20 anni, diciamo 25 anni, perché la cronaca nera è diventata dominante in televisione, forse anche in maniera eccessiva. Infatti in questo libro c'è anche una nota critica rispetto all'uso e forse all'abuso che si fa della cronaca nera in televisione. Certo è cambiata un po' tutta la televisione, se vogliamo fare una riflessione su questo, e quindi è diventata molto più invasiva e molto più anche forse irrispettosa in alcuni casi, e questo libro vuole anche un po' raccontare questi aspetti senza avere la pretesa poi di fare dei moralismi eccessivi, perché insomma facciamo i giornalisti e ci piace scavare, indagare, farci un po' anche gli affari degli altri in alcune situazioni. Ovviamente lo scopo dovrebbe essere sempre virtuoso, quello per esempio di arrivare alla soluzione di un caso anche in modo un po' investigativo, insomma, rispetto a un reato, a un delitto eccetera. Poi alcune volte invece si scavalla un po'. Ormai è quasi impossibile non fare cronaca nera, anche se alcuni richiami, insomma, anche degli ordini dei giornalisti o riferimenti ad alcune carte, insomma, come la carta di Treviso per quanto riguarda i minori, credo che siano comunque fondamentali e indispensabili. Forse qualche volta bisognerebbe fermarsi a riflettere un po'. Cioè, mi chiedo, me lo chiedo anch'io, insomma, che lavoro in televisione, se è sempre necessario indugiare così tanto in alcuni aspetti macabri, anche in orari forse non del tutto leciti e consentiti, e se davvero questa asticella, come dire, che si alza in qualche modo davvero favorisce gli ascolti, o è una sorta di gioco a rincorrersi. Chissà, magari gli ascolti andrebbero bene ugualmente.